Buon pomeriggio a tutti, io ringrazio innanzitutto l'organizzazione per avermi invitato e per avere questa possibilità di esporre una visione un po' diversa sugli orsi marsicani. Qui in queste due immagini, in queste due foto, vedete due modelli di gestione degli orsi. A sinistra è il modello attuale di gestione applicato nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Questa è l'orsa Gemma che ha il radiocollare da ben 12 anni. E a questa orsa sono stati sparati proiettili di gomma, petardi per mandarla via dai paesi. E questa è la situazione attuale, che lei mangia rifiuti nei cassonetti ormai da diversi anni. E quello che vedete, quella sbarra gialla, quello è il sistema inventato dal parco per evitare che gli orsi vadano a mangiare i rifiuti. E a destra invece abbiamo la situazione degli orsetti di Amarena, che appunto sono rimasti orfani l'anno scorso con l'uccisione della madre. E questi orsetti per più di 2 mesi si sono nutriti in un frutteto di mele. Quindi si sono nutriti grazie al lavoro di un agricoltore. Poi si sono nutriti dei mucchi di carote, e poi nel mese di dicembre, quando le mele erano finite, ecco, questi orsetti poi frequentavano spessissimo i paesi. Questo? No, l'ho alzato io però, l'ho alzato. E praticamente, quindi, che è successo? Che le mele in questo frutteto sono finite, cioè sono durate fino a novembre. In questo frutteto, oltre ai due orsetti, mangiavano anche altri 3 orsi adulti. Poi sono finite le mele. Questi orsetti predavano anche galline, conigli, caprette, andavano a mangiare le crocchette dei cani dentro i recinti dei cani. E quindi a dicembre c'era questo rischio che potessero diventare come Juan Carrito, cioè che poi andare a mangiare i rifiuti nei cassonetti. Quindi, siccome loro si trovavano in una zona fuori parco, non c'era il divieto di alimentare, cioè c'è il divieto di alimentare gli orsi. Alimentare significa che una persona dà da mangiare, come fanno alle volpi lungo le strade, no? Molte persone in maniera incosciente. Invece il foraggiamento è una cosa ben diversa. Foraggiamento significa che una persona esperta porta del cibo naturale nel bosco quando gli animali non ci sono, e quindi io ho lasciato nel bosco delle ghiande e del miele, e quindi questi orsetti hanno potuto mangiare fino al 31 dicembre, alle 11 di sera. L'ultima volta che si sono alimentati in questo sito di alimentazione. Dopodiché dal 1° gennaio si sono spostati in una zona verso il parco e poi sono andati in ibernazione. Nel 2024, quando sono usciti dall'ibernazione, ecco, quest'anno gli orsetti non hanno mai frequentato i paesi. Quindi non c'è stato nessun effetto negativo del foraggiamento, a differenza di quanto sostiene il parco, e anzi, ci sono stati degli effetti positivi, addirittura insperati. Allora, per iniziare, io farò all'inizio una breve descrizione dell'orso, del comportamento dell'orso, poi parlerò della strategia di conservazione che viene applicata in Abruzzo e di cosa funziona, di cosa non funziona e di cosa bisogna cambiare. Prima di tutto, chi è l'orso marsicano? Molte persone pensano all'orso come un animale pericoloso, perché chi non ha mai visto l'orso l'ha visto solamente in televisione. In televisione fanno vedere i film o i documentari sull'orso grizzly. Il grizzly è una sottospecie di orso bruno che vive in Nord America e che può attaccare l'uomo, che può uccidere l'uomo proprio per mangiarlo. Altre persone invece pensano all'orso come un peluche, appunto, da abbracciare. In realtà l'orso marsicano non è né l'animale pericoloso né il peluche, no? E io qui vi faccio vedere 3 sottospecie di orso bruno. Quindi, dal grizzly che vive in Nord America, che è il più grande, all'orso bruno europeo,
che vive in Europa, quindi quello che troviamo sulle Alpi in Trentino, e poi l'orso marsicano che troviamo solo in Appennino ed è il più piccolo e anche il più pacifico, perché mentre il grizzly può appunto attaccare l'uomo per predarlo, alcuni individui, non tutti ovviamente, l'orso bruno europeo attacca solo per difesa, non per predazione. Questo significa che quando noi lo sorprendiamo a pochi metri di distanza, l'orso si spaventa, pensa di essere aggredito da noi e lui ci aggredisce. E sono i casi che sono successi in Trentino. Lì la persona può essere ferita, si può anche arrivare alla morte, però la persona non viene mangiata. Invece l'orso marsicano non ha mai attaccato l'uomo, e può fare però il finto attacco. E adesso vi faccio vedere cos'è il finto attacco. Quindi noi in realtà siamo fortunati, perché noi abbiamo la sottospecie di orso la più pacifica. Cioè, pensate agli americani che hanno il grizzly, no? Quando vanno in giro per le montagne, no? O anche i cacciatori stessi, devono andare attrezzati, con lo spray anti-orso ovviamente, no? Quindi noi, avendo questo orso marsicano, siamo i più fortunati. Questo è un finto attacco di un orso bruno europeo in Svezia. Vediamo come... No, aspetta, no, questo non funziona. Ah, forse devo fare... Eccolo. Perché qua non lo vedo. Aspetta, spogliamo. Allora, se qui c'è una femmina con i piccoli, quando viene sorpresa a pochi metri di distanza, la femmina cerca di spaventare la persona correndogli intorno, correndogli addosso, cioè, ed emettendo dei versi. Se succede a noi una cosa del genere, che non abbiamo mai vista, pensiamo: quest'orsa adesso mi ammazza, sono morto. In realtà vedete che arriva a qualche metro e poi torna indietro. Può anche arrivare a un metro e torna indietro. Poi ecco, è successo un caso. Siccome queste persone succede spesso, loro sono esperti, sanno come comportarsi. Quindi ecco, in questi casi come dobbiamo comportarci? Quella persona rimane lì ferma. Oppure possiamo anche fare dei passi indietro, cioè indietreggiare. Noi dobbiamo aumentare la distanza dai piccoli, perché la madre lo fa per i piccoli. Quindi noi indietreggiamo, aumentiamo la distanza e l'orsa se ne va. Però Paolo, non ti dico una cosa. Se non entra la marcia indietro, come fa? Può essere... Vabbè, rimani fermo, immobile. Se rimani immobile, va bene lo stesso. Paolo. Allora, per quanto riguarda l'orso marsicano, ci sono alcuni casi di aggressione all'uomo negli anni 60, cioè di orsi che sono stati sparati dai bracconieri e questo orso ferito ha reagito all'aggressione e ha attaccato la persona, cioè il bracconiere, diciamo, che però poi qualcun altro ha ammazzato l'orso e quindi quello che ha avuto la peggio è stato l'orso. Però ecco, casi di ferimento. Poi c'è stato questo caso nel 2022 a San Donato Valcomino di un signore con il cane che andava a tartufi, forse, mi sembra, e che si è trovato davanti un'orsa con due piccoli, con dei piccoli. E quest'orsa ha fatto il finto attacco, gli è arrivato addosso, forse l'ha anche colpito, e lui poi è scivolato nella scarpata. Ecco, lui, lì vedete le ferite che aveva sulla pancia, a questo livello qui. Sono tre ferite che, come si vedono, sono molto superficiali. La quarta non è una ferita, è un neo. Però considerate il morso di un orso qua, cioè la bocca di un orso, se ti prende due denti dietro e due denti davanti, ti fai buchi. Ma se ti prende davanti, ti può fare delle strisce. Qui sono... A me sembra più che lui, siccome è caduto nella scarpata, è andato a sbattere contro un albero, lui probabilmente in questa caduta si è ferito sbattendo da qualche parte.
Comunque sia, poi l'orso, lui dice, c'era il cane, quindi l'orso se n'è andato, e quindi ecco, ci sono un po' di dubbi su questa, su questa, su questa aggressione, se è vera, se... A me mi lascia un po' di dubbi, parecchi. Cioè. E ora vi faccio vedere invece i grizzly, questo è il grizzly, però è un grizzly, sono i grizzly abituati all'uomo. Ecco, bisogna sfatare questa cosa degli orsi confidenti. Orso confidente non esiste nella scienza, è una parola inventata dagli italiani. Esistono gli orsi abituati all'uomo, gli orsi condizionati al cibo umano e complessivamente li possiamo chiamare orsi problematici, se ci mettiamo poi anche dentro gli orsi dannosi, no? L'orso confidente non esiste perché non c'è un orso che fa le confidenze a qualche persona, non mi sembra, se fa le confidenze al parco dei segreti della sua vita. E quindi si tratta di, ecco, scientificamente si usa il termine orso abituato all'uomo. È un po' come dire, se si chiama Covid dobbiamo chiamarlo Covid, non lo possiamo chiamare influenza, no? E quindi gli orsi abituati all'uomo in realtà sono più pacifici, più tranquilli rispetto agli orsi che hanno paura dell'uomo. Adesso vi faccio vedere questo video. Questi sono i grizzly che vanno a mangiare i salmoni sui fiumi e ci sono parecchi fotografi che vanno a fotografarli. Questo si trova a 2 metri dal fotografo che lo sta filmando. Questi sarebbero i pericolosissimi grizzly. Appunto, quando l'animale è abituato all'uomo, che significa abituato all'uomo? Che l'orso ha capito che l'uomo non è pericoloso, che l'uomo non fa niente perché non ha avuto esperienze negative con l'uomo. Quindi se non ha avuto esperienze negative, per lui l'uomo è una cosa come una roccia o come un altro animale, come una mucca, cioè che non ha, e per cui si comporta in maniera indifferente. Ed è quello che avete visto qua, no? E anche in Italia ci sono questi orsi abituati all'uomo, cioè orsi, anche a Marena era un orso abituato all'uomo, cioè un orso che non aveva avuto esperienze negative e per cui si comportava in maniera indifferente. Ecco, cosa dice la scienza appunto di questi orsi abituati all'uomo? È importante distinguere tra orsi abituati e orsi condizionati al cibo umano. E quello che dicono gli americani, cioè la prima ricerca fatta a Yellowstone, che dicono che l'abituazione all'uomo in alcune circostanze può migliorare la fitness degli orsi. E loro erano preoccupati che poi questi orsi provocassero più incidenti, più attacchi. Invece in realtà non è successo. L'importante è prevenire che gli orsi diventino condizionati al cibo umano, cioè che vadano a mangiare nei rifiuti, perché quando poi mangiano i rifiuti, quindi mangiano dolci, pane, carne cotta, eccetera, se poi non lo trovano quel cibo, loro cercano quel tipo di odore e se non trovano il cassonetto dei rifiuti, entrano dentro le case, provocando solo un po' di allarme, ovviamente, perché l'orso che entra dentro casa, lui cerca da mangiare, cerca quei dolci, quel pane, no? Che lui aveva memorizzato. Poi qui ci sono altre definizioni riguardo a questi orsi abituati all'uomo. E infine guardate l'ultima citazione che dice appunto: l'abituazione degli orsi all'uomo migliora la sicurezza umana. E ci sono ben 4 pubblicazioni scientifiche che affermano questa cosa. Quindi non è l'abituazione all'uomo, è il condizionamento al cibo umano che dobbiamo prevenire. Guardate questa è una foto che ho fatto io a Yellowstone, un orso nero americano che praticamente stava nel giardino di una casa, era andato a mangiare, questo è un albero di mele, anche se la corteccia è diversa perché sono cose americane. Questo, dopo aver mangiato le mele, si è messo sull'albero e si è messo a dormire sull'albero. Tutta la notte è passato a dormire sull'albero. La mattina stava lì a dormire sull'albero. È sceso dall'albero, è uscita nel frattempo la vecchietta, la proprietaria della casa, si è messa seduta davanti alla porta di casa e quest'orso è sceso dall'albero, è passato qui davanti a 2 metri dalla vecchietta. La vecchietta ha fatto sciò, capito? Questo è l'orso abituato all'uomo. Ecco, poi in Nord America, in California, gli orsi neri
vanno in ibernazione sotto le case, cioè le seconde case di montagna, dove la gente ci va solo a Capodanno e a Ferragosto, e arrivano i proprietari a Capodanno, sentono dei rumori sotto casa, sente russare, ed è l'orso che sta in ibernazione lì sotto e che addirittura ci partorisce. No, queste cose da noi non sono mai successe, ma possono succedere. Sono orsi abituati all'uomo e che non provocano nessun problema, cioè nel senso che loro di questi casi ce ne hanno a decine ogni anno. Scusate signori, se posso chiedervi di collaborare con il fatto che non abbiamo dei microfoni abbastanza forti. Beh, si sente? Per favore, o no? Poi l'orso che si alza in piedi, no? Molti pensano che l'orso che si alza in piedi sta per attaccare. In realtà l'orso che si alza in piedi ha sentito qualcosa di strano, cioè ha sentito un rumore, ma non sa quel rumore cosa sia. E nell'orso che abbiamo visto all'inizio, quell'orso si è alzato in piedi perché ha sentito i rumori dei passi di alcuni escursionisti che si stavano avvicinando. L'orso si è alzato in piedi, ha visto questi escursionisti e poi si è allontanato di corsa. È venuto di corsa verso di me, che io ero mimetizzato praticamente. E purtroppo si è fermato. È arrivato fino a 10 metri da me, anzi stava venendo dritto dritto verso di me. Allora io ho iniziato a parlare: orso, ciao, ecco, ciao orso, manteniamo la calma, che serve per mantenere la calma noi stessi. Cioè noi dobbiamo mantenere la calma, no? Dobbiamo rimanere immobili o magari fare dei passi indietro, però... Io ho parlato in questo modo, a un certo punto l'orso ha sentito e ha fatto così, si è fermato, poi ha fatto un giro intorno a me, praticamente veniva da là, arrivato a 10-15 metri, ha sentito la mia voce, ha fatto un giro intorno a me, un semicerchio, sempre a 15 metri di distanza, quando poi è arrivato dietro di me ha proseguito nella stessa direzione da cui proveniva. E io sono rimasto quindi fermo perché stavo facendo le riprese, ovviamente. Quindi come dobbiamo comportarci quando, ecco, stamattina qualcuno chiedeva come bisogna comportarci quando incontriamo un orso. Ecco, se voi non volete incontrare l'orso dovete far rumore, parlare, battere le mani, oppure comunque andare in giro in gruppo, perché se si va in giro in gruppo di 3 persone comunque si parla, si chiacchiera, si fa molto rumore e quindi diventa poi impossibile vedere un orso. Io invece vado in giro da solo, in silenzio, proprio perché li devo vedere gli orsi. Signori, scusate, nessuna conversazione... Sì, vabbè, però così è possibile, perché cioè, ci sta un commento da fare, cioè non si può essere... No, non c'è un problema, perché non si sente? Rispetto, assolutamente, sì, alla fine degli interventi... Ma si sente dappertutto, si sente o no? Allora, se invece incontriamo un orso a distanza ravvicinata, come dobbiamo comportarci? Appunto, noi, quello che ho fatto io. Ciao orso, manteniamo la calma. Muovere un po' le braccia per farsi vedere, rimaniamo fermi, oppure possiamo fare anche dei passi indietro. E ecco, no, basta fare questo, l'orso se ne va. Questo per l'orso marsicano. L'orso bruno europeo, invece, sulle Alpi, possono succedere questi casi di attacco come ci sono stati e lì ci vuole lo spray anti-orso, perché e quindi io infatti ho scritto una lettera al Ministro dell'Ambiente proprio per chiedere di autorizzare lo spray anti-orso in Trentino. Poi ecco, un'altra tecnica che si usa è quello di sdraiarsi a terra a pancia in giù, sempre per l'orso in Trentino, però ecco, bisogna anche saperlo fare e non tutti sono capaci di fare una cosa del genere. Qual è la storia dell'orso marsicano? L'orso in passato viveva in tutta Italia, poi con i romani è iniziata la strage, cioè i romani hanno fatto la strage di tutto, perché loro catturavano anche gli orsi, li portavano nelle arene per combattere con i gladiatori, con i cani, e vedete che ogni imperatore catturava e faceva uccidere in queste arene fino a 1000 orsi con Giordano I, per cui l'areale dell'orso si è ridotto sempre di più ed è rimasto nella zona attualmente del Parco Nazionale d'Abruzzo. E in quella zona prima fu istituito una riserva di caccia del re Vittorio Emanuele, dove quindi solamente il re poteva andare a caccia di orsi. Poi è stato istituito il parco, ovviamente.
Ecco, nel 2011 è stato, passiamo alla seconda fase, cioè come conservare l'orso, come tutelare l'orso marsicano. Nel 2011 è stato fatto un piano d'azione per la tutela dell'orso marsicano. Questo PATOM prevedeva diversi obiettivi, tra cui l'aumento del 25% dell'intera popolazione entro il 2020. Poi una riduzione del 50% della mortalità antropica illegale rispetto a 10 anni precedenti, ma oggi siamo al 2024 e ancora non c'è un censimento genetico sull'intero areale, che probabilmente si farà nel prossimo anno. Quindi siamo in ritardo di 15 anni rispetto a quello che prevedeva il PATOM, perché questo censimento doveva essere fatto nel 2011 e doveva essere rifatto nel 2020, anzi in realtà andava fatto ogni 3-4 anni, prevede il PATOM, e comunque nel 2020 dovevano essere raggiunti questi obiettivi. In realtà cosa è successo? E qui vediamo la mortalità antropica prima del PATOM e dopo il PATOM è aumentata anziché diminuire, e poi c'è la questione degli orsi confidenti, come chiama il parco, che però in realtà è sbagliato chiamarli orsi confidenti. Comunque il parco ha redatto questo protocollo sulla base di quanto prevede il PATOM. Questo protocollo prevede di mettere recinti elettrificati e di sparare proiettili di gomma, di mettere i radiocollari a questi orsi e sparargli i proiettili di gomma per mandarli via dai paesi. In realtà vedete i numeri degli orsi nei paesi prima del PATOM e dopo il PATOM, e quindi sono aumentati da 4 a 10, questo fino al 2020. Adesso siamo nel 2024, ecco, l'anno scorso gli orsi nei paesi erano 12, e quindi è il contrario, anziché diminuire sono aumentati. È interessante questa relazione faunistica del Parco della Maiella del 2018 che riguarda l'orsa peppina. L'orsa peppina è stata gestita con questo protocollo orsi confidenti, quindi con recinti elettrificati e proiettili di gomma, e qual è stato il risultato? Che il problema non è stato risolto, ma il problema è stato spostato in altri paesi, e quindi l'orsa peppina da Scanno si è spostata a Pettorano, poi da Pettorano a Campo di Giove, poi a Sulmona, poi a Palena, poi addirittura in Molise, e poi si è rifatto il giro di tutti i paesi fino al 2022, quando è scomparsa, e probabilmente ha fatto la stessa fine che ha fatto a Marena. Ecco, quindi questo per dire che il protocollo orsi confidenti non risolve il problema, anzi lo peggiora, perché gli orsi nei paesi sono aumentati, come abbiamo visto prima, da 4 nel 2000, cioè 12 anni fa, a 12 l'anno scorso. Quindi il PATOM ha raggiunto questi obiettivi? È stato un successo o un insuccesso? Ecco, il primo obiettivo non si sa, perché non è stato mai fatto il censimento sull'intero areale, ma molto probabilmente dai numeri che circolano, dai dati che circolano sui genotipi, forse c'è stato un leggero incremento, ma sicuramente non c'è stato un incremento del 25%. Ecco, forse un leggero incremento, speriamo almeno. Per quanto riguarda la mortalità antropica, non c'è stata la riduzione del 50%, anzi è aumentata. Per quanto riguarda gli orsi nei paesi, sono triplicati, e quindi questo piano ha fallito tutti gli obiettivi, non ha funzionato, no? Perché non ha funzionato? Poi ecco, adesso vi faccio vedere il problema dei cassonetti dei rifiuti. Il primo caso è stato a Ioga nel 1994, poi dal 2021 ad oggi questo problema è esploso, e quindi ecco, ci sono talmente tante immagini, foto, video di orsi cassonetti rovesciati negli ultimi 3-4 anni, ecco, ci vorrebbe mezza giornata per vederli tutti. E perché quindi gli orsi vanno nei paesi? Questo è uno studio americano molto esaustivo. Hanno radiocollarato 50 orsi neri e hanno visto come si spostano questi orsi negli anni di abbondanza di cibo e di carestia di cibo. Questo è un anno di abbondanza di cibo,
Questa è l'area utilizzata dall'orso, principalmente zone boscate in natura e pochissimo zone abitate. Nell'anno di scarsità l'orso frequentava tutte zone rosse, cioè zone urbane. Poi nell'anno successivo, 2008, di abbondanza di cibo, è tornato nel bosco. Nell'anno successivo di scarsità è tornato in paese. Quindi questi spostamenti degli orsi dipendono dall'abbondanza e dalla scarsità di cibo in natura. Anche quest'altra pubblicazione americana sui conflitti tra uomo e grizzly hanno spiegato come questi conflitti non sono spiegati dall'ipotesi degli individui problematici e neanche dalla densità elevata degli orsi, ma sono spiegati dalla scarsità di cibo in natura. Quindi quando c'è scarsità gli orsi si avvicinano ai paesi, quando c'è abbondanza gli orsi stanno sulla montagna, nel bosco, e nessuno li vede. Anche in Giappone, pensate che in Giappone fanno i modelli previsionali per capire in quali paesi gli orsi andranno in autunno, in base alla scarsità di fagiole e di ghiande, che è la stessa cosa che mangiano da noi, le fagiole e le ghiande. E anche in Europa ci sono diversi studi che dimostrano questa correlazione tra i danni degli orsi e la scarsità di cibo in natura. Ed è la stessa cosa che avviene nel Parco d'Abruzzo. Questi sono i dati, una parte dei dati del parco e una parte dei dati miei. Allora, la linea gialla spezzata sono i danni degli orsi agli appiani e sono i dati del parco. Vedete come questi danni dagli orsi arrivano a più di 50.000 euro in alcuni anni e in alcuni anni sono bassissimi, addirittura zero. Questo è il disegno della fagiola. Quindi quando c'è la pascione di fagiola in questi 4 anni, vedete, i danni sono pochissimi. Quando invece non c'è la fagiola, i danni sono altissimi. E pensate che in questi anni sono stati messi recinti elettrificati dappertutto. Quindi nonostante tutti i recinti elettrificati, abbiamo più di 50.000 euro di danni. Praticamente l'anno scorso, nel 2023, c'è stato il record di danni da orsi in Abruzzo, cioè in Abruzzo, nell'areale dell'orso in Abruzzo, con 160.000 euro di danni. E pensate che in Trentino, che c'è il numero di orsi doppio rispetto all'Abruzzo, hanno in genere 100.000 euro di danni all'anno. Noi abbiamo 160.000 euro con la metà degli orsi. I numeri che vedete sopra invece appunto sono gli orsi nei paesi, che sono aumentati quindi da 4 fino a 12 l'anno scorso. E questi orsi vanno nei paesi negli anni in cui c'è scarsità di cibo. Quindi perché gli orsi frequentano i paesi? È appunto questa scarsa disponibilità di cibo in natura e c'è anche un abbandono dell'agricoltura. Perché in passato che succedeva? In passato che succedeva? Che se gli orsi non trovavano da mangiare nel bosco le fagiole o le ghiande, andavano nei campi coltivati, nei frutteti, e mangiavano lì e non andavano nei paesi. Con l'abbandono dell'agricoltura non ci sono più, questi alberi si seccano poi nel tempo e quindi gli orsi, se non trovano in campagna, nei campi, i frutteti, vanno nei paesi e vanno a mangiare la frutta nei paesi. Se non trovano neanche la frutta nei paesi, perché non c'è, perché ci può essere una gelata primaverile, ci può essere, tipo l'anno scorso c'è stata una molta piovosità durante la fioritura, e quindi poi se non trovano neanche la frutta, o se la frutta matura in ritardo, e acerba, gli orsi non la mangiano e vanno a mangiare i rifiuti. Quindi i rifiuti sono l'ultima cosa che vanno a mangiare. Poi c'è una gerarchia di dominanza in questi orsi. L'orso ha bisogno pure della placenta della pecora, certo, del cavallo, la placenta della vacca. Ma sì, con questo sistema politico adesso facendo scomparire, adesso infatti lo dico, con questo sistema facendo scomparire, sì adesso lo dico, ma io infatti lo dico appositamente, dico quello che dice lei, cioè che c'è l'abbandono dell'agricoltura. Poi che succede? C'è questa gerarchia di dominanza tra gli orsi, cioè il più grande, il più forte scaccia il più debole.
Quindi i maschi adulti sono a livello superiore della gerarchia, poi ci sono le femmine adulte, poi ci sono i maschi giovani e poi ci sono le femmine giovani. Quindi le femmine e i giovani sono il livello più basso. Quindi che succede? Quando c'è scarsità di cibo in natura non significa che non c'è niente, qualcosa c'è, ma viene occupato dagli individui dominanti. Quindi gli orsi che vanno nei paesi sono gli individui più deboli, quelli che sono le femmine giovani. Ah, poi c'è questo studio fatto proprio nel Parco d'Abruzzo sui danni degli orsi, in cui hanno verificato come aumentando i sistemi di prevenzione, quindi recinti elettrificati, cani eccetera, i danni non diminuiscono. Quello che vi ho fatto vedere quel grafico prima, i danni non diminuiscono. Perché non diminuiscono? Perché gli orsi non sono come i lupi, che sono territoriali, stanno all'interno di quel territorio e non possono uscire perché fuori sono altri lupi. Gli orsi compiono delle migrazioni stagionali alla ricerca di cibo, arrivano fino a 100 chilometri. Questo è stato verificato in Turchia. Gli orsi si spostano di 100 chilometri per andare a cercare il cibo. Questo significa che dal Parco d'Abruzzo dovrebbero arrivare a Roma, 100 chilometri a Roma. Però ovviamente gli orsi da noi non vanno a Roma, perché prima di arrivare a Roma trovano la piana del Fucino e mangiano lì il mais o vanno nei paesi. E quello che è successo con Amarena. E anche a livello europeo c'è una pubblicazione che dimostra come nei paesi in cui si fa il foraggiamento degli orsi i danni sono minori. Ecco, questa è la storia di Amarena. Amarena ha partorito nella zona di Villalago e nel 2020, quando aveva 4 piccoli, si è spostata sempre tra Villalago, San Sebastiano, Bisegna, Ortona, questa zona qui, nel 2020, perché c'era abbondanza di cibo e quindi si è spostata su un territorio, su un home range molto piccolo. Nel 2023 invece c'è stata una scarsità di frutta in natura e quindi lei è arrivata a Gioia dei Marsi, a Lecce dei Marsi, a Pescina e infine a San Benedetto. Questa è la migrazione stagionale che fanno gli orsi, poi ovviamente dopo qualche mese sarebbe ritornata nel parco, nelle zone ecco, di Villalago. Quindi questo non è, come dice il parco, l'espansione di areale, no, questa è la migrazione stagionale, poi l'orso ritorna dove stava prima. Questo è Juan Carrido, non so se avete letto la notizia che comunque Juan Carrido aveva l'occhio destro cieco, vedete quell'occhio rosso? Quello è cieco, l'occhio è morto, non vede più sull'occhio destro. E questa cosa è stata verificata a dicembre 2022, quindi prima che morisse, poi è stato trovato che stava a dicembre in uno stato di addormentato, così dicono, no? Poi gli è stato tolto il radiocollare perché lo stava strangolando, aveva il collo completamente ferito dal radiocollare e aveva l'occhio cieco. Poi dopo un mese è andato a finire sotto la macchina. Finito? Poi c'è Gemma, di cui vi ho già parlato, poi c'è l'orsa Petra. L'orsa Petra, ecco, vedete quello che sta facendo sui tavolini da picnic nel paese a mangiare rifiuti, praticamente quasi tutte le sere sta in paese a mangiare rifiuti e ha 2 cuccioli. Questa è la gestione attuale con i proiettili di gomma. Quindi come gestire gli orsi nei paesi? Bisogna fornire delle risorse alimentari alternative, che sono i frutteti, le colture a perdere. Ovviamente piantare un frutteto adesso vuol dire che produrrà fra 5 anni o fra 10 anni. Quindi nell'emergenza cosa fare? Nell'emergenza bisogna usare il foraggiamento come ho realizzato io per gli ossetti da Amarena, quindi con cibo naturale nel bosco. Queste sono 3 ricerche scientifiche americane che spiegano l'effetto positivo del foraggiamento. Poi ovviamente ci sono anche delle ricerche che invece dimostrano che non funziona, perché è come una medicina. Se quella medicina non viene presa nella dose giusta non funziona, se è troppo bassa la dose non funziona, se è troppo alta potrebbe avere effetti negativi. Fammi fare la conclusione, posso fare la conclusione? No. E quando la faccio? Se hai 30 secondi.
Vabbè, i radiocollari lo saltiamo. Facciamo questa qui. La gestione del parco d'Abruzzo di San Marone e Cannata, cioè gli ultimi 5 anni. Io ho messo a confronto, questi sono i dati del parco nel rapporto Orso Marsicano, i piccoli nati negli ultimi 4 anni sono 39, ma forse anche un po' di meno, negli 4 anni precedenti erano 49, quindi i piccoli nati sono diminuiti, le femmine riproduttive sono leggermente diminuite, gli orsi morti più o meno sono sempre gli stessi, gli orsi nei paesi sono aumentati e poi guardate la distribuzione, negli ultimi 4 anni, quelli in azzurro, le femmine riproduttive, e invece quelle in verde sono i 4 anni precedenti. Praticamente non c'è l'espansione di areale, ma c'è un buco all'interno. Questo buco rosso è la zona del Marsicano, le creste di Iorio, dove nella zona centrale, quindi delle riserve integrali, non ci sono più femmine riproduttive.